L'avviso ai fornitori è stato necessario anche per fugare alcune incomprensioni, visto che ricevevo molte telefonate dove mi veniva chiesto quali fossero i tempi di pagamento del debito pregresso. Il mio mandato è il compito principale di verificare e dare attendibilità alle scritture contabili e solo successivamente predisporre, di concerto con il management aziendale e soprattutto con il nuovo dirigente dell'ufficio finanziario, un piano sostenibile di pagamenti. Sono le parole di Consolato Campolo, soggetto attuatore nominato dal commissario Massimo Scura per la gestione del debito pregresso dell'ASP di Reggio Calabria. Il suo mandato è di 12 mesi prorogabili di 6. Questo tempo dovrà servire a dotare le scritture contabili di attendibilità. Però non sono stati bloccati i pagamenti. Per alcuni creditori stiamo approfondendo e verificando le poste contabili, prosegue Campolo. Ma fino a ora che cosa è successo? Il lavoro di questi primi 40 giorni, seppur ancora senza collaboratori, è stato molto proficuo. I dati raccolti ci consegnano oltre 1200 provvedimenti da verificare, con oltre 5000 creditori intervenuti e per un valore di oltre 190 milioni di euro. Questo rappresenterà la mole di lavoro più grande e per questo conto molto sull'arrivo di collaboratori con competenze specifiche provenienti dal MEF. Con i grandi creditori, intendendo dire le banche di affari concessionarie, si è già avviata un'importante attività di riconciliazione del debito pregresso, con ipotesi transattive già in corso che stanno permettendo di risparmiare parecchi milioni di euro in termini di interessi e la rinuncia alla nomina dei commissari ad acta.